Matita. Sì, Matita, dai. Guardiamo Matita. Oh. L'hai vista quando eri bambina, ti tiene anche quello di corpo. Bellissimo. C'è anche la triccia 2. 2, non 2. Andiamo a vedere quella. Adesso torniamo, eh. Ciao. Oh, signor. They were in high school when they met, and things got kinda awkward. With sparks in the air, he would stare at her in class, and she would try to act cool. But it was obvious, like, ooh, they would be together, ooh. One day she said, write me a love song, 'cause I know you'll make it beautiful. And maybe I'll call you my sweetheart, and promise nobody can steal me away. Then I am yours, 'cause I want you, and I wanted you to know. He looked at her and then he smiled, picked up a pen and paper, started writing, probably something about her eyes and how they're always shining, or something cliche like, ooh, baby, I only want you, it's true. Ragazze, buongiorno e benvenuti in questo per me super magico vlog. Emozione, emozioni oggi, alla parte che è venuto mio suocero con Sofia e quindi sono stata felicissima comunque di vederli. Sono qui da stamattina alle 10 e sono partiti con il treno delle 4 e niente, Riccardo è andato a accompagnarli, volevo andare anch'io ma il corriere non era ancora arrivato, e col fatto che devo comunque firmare e dare un codice per questa cosa, una delle cose, perché in realtà sono arrivate più cose che ho ordinato, e devo comunque dare un PIN segreto e firmare, e quindi sono dovuta rimanere a casa. Però li ha portati, è già tornato con Alessandra, adesso Ale sta facendo riposino perché era fritta, immaginerete, con i nonni. Poi abbiamo fatto i giochi da tavola, il gioco del coniglietto carotina, quello là che piace tanto a lei, la nonnina sullo stendino, quindi insomma... tante emozioni anche per lei. Poi ha pianto con i nonni, hanno preso il treno, insomma, e quindi è svenuta. E subito dopo che sono arrivati loro è arrivato anche il corriere Amazon. Cuore a mille, ragazze, sono emozionatissima e sono contentissima di fare questo video, di condividere la mia emozione con voi, perché è giusto, insomma, condivido le gioie e i dolori, lo sapete, quindi, e quindi eccoci qua. Quindi sto cercando di capire come voglio far vedere, perché i pacchi sono giù. Quindi quasi quasi, adesso vedo, perché Riccardo si sta rilassando, si sta guardando un film, poverino, è stanchissimo. Poi stanotte mi ha dato un po' il cambio con Alessandra, perché di solito quando mi sveglia la notte, quando non c'è Fede ci sveglia puntualmente. Adesso era già due notti che non lo faceva, invece stanotte si vede che è stato una... magari ha fatto un brutto sogno, eccetera, ci ha svegliati tantissime volte ed è sempre andato lui, quindi è sonnatissimo. Quindi adesso vedo se vuole fare il video anche lui, perché ho preso una cosa anche a lui, se no ve lo faccio io tranquilla qui su e poi vi filmo giusto la reazione del regalino che gli ho voluto fare, che comunque io mi sono presa questa cosa con tanto sacrificio e grazie anche a voi, ci tengo a sottolinearlo perché senza di voi non sarebbe stato possibile, e quindi grazie, veramente umilmente vi dico grazie e vedrete. Vedrete, è una cosa utile al mio lavoro, è una cosa utile anche a questo canale, quindi
È una cosa che sogno da quando ho 15 anni, da quando andavo a scuola di grafica, appunto. Vabbè, non voglio dirvi troppo, se no spoiler, tanto vale, no? Ieri mi sono divertita un sacco su Instagram, vi ho fatto qualche indovinello. E tante mi avete detto asciugatrice, avete detto scrivania, però ce l'ho già la scrivania, forse qualcuno se l'è perso. Qualcuno mi ha detto letto nuovo, ma ragazzi, ce l'ho già il letto nuovo. E quindi niente, alcune di voi hanno sbagliato. E alcune di voi hanno indovinato e quindi non ho ripubblicato per farvi la sorpresa anche qui su YouTube. Ma poi una certa comunque ero con gli amici, avete visto ieri sera, quindi mi sono comunque stoppata. Bando alle ciance, vado a vedere cosa vuole fare il signorino a piano di sotto e ci vediamo tra poco. Dopo. Si include un lettore integrato dello schermo chiamato VoiceOver. Se sai già come utilizzarlo, Ok. premi i tasti comando e F5 per attivarlo. Cioè, c'è pure la guida vocale. Se Francia, Giorgio, io non so vuoi neanche dove abitiamo in questo premi il momento. tasto Escape. Dopo quanto tempo? Da quando faccio prima superiore? 14 anni? Avevi Avevo 14 14 anni, anni. ok. Quindi ho 33 anni. Giusto due. E finalmente sei riuscita a realizzarti il tuo sogno. Adesso piano piano capisco anche come si imposta tutto, ma adesso non in versione SMR perché io in questi giorni ho visto un sacco, potrete immaginare, di video dove scartavano, cioè mi sono fatta fare anche la foto con il computer in cellofanato prima di rompere la carta, perché anche la carta ha la sua importanza dopo tutti questi anni. E quindi ho visto che facevano tutti questa cosa ASMR con la cartina, adesso devo fare anch'io. Però c'è anche un altro pacchetto dove ci sono delle cose che servono per lui e dove ho preso una cosa anche per Ricky, perché quando l'ho vista ho detto non posso non prendergliela. Che non dovevi, No, dovevo, fidati, ora capirei non perché, dovevi. ora capirei perché. Sto a Vabbè, buon divertimento. posto. No, faccio dopo E che buon ce l'ho un po'. lavoro. Allora, un'altra cosa, altre due cose che ho preso sono il copri PC, perché sinceramente lo volevo rosa, però l'offerta l'ho trovata con il MacBook grigio Space Gray, ragazzi, non mi viene in italiano, comunque Space Gray e Silver, quindi c'era o argento o Space Gray.
E quindi l'ho preso Space Gray perché grigio avevo già quello vecchio, quello vecchio nel senso il computer normalissimo preso 8 anni fa, quindi è comunque un computer che non va bene per grafica, per video editing e quant'altro, quindi non ho mai avuto assolutamente un MacBook, quindi intendo quello, però non so se ci può stare bene. Allora, metti il mouse troppo carino, che si abbina bene al rosa, però voglio vedere se ci sta bene, se no niente, farò il reso, se proprio ci sta male. Adesso lo provo e poi vi faccio vedere. Cosa vuoi? Cosa vuoi? Vabbè, dai, allora, aspetta, che te lo giro. Non guardare, metti la mano e pesca. Metti le mani su. Un gioco? No. È un DVD? No. Tieni gli occhi chiusi, strizzali. Strizzali. E che faccio vedere un attimo in anteprima? Ah, hai detto tira. E strizzali sti occhi che sembrano mezzi aperti. No. Tienilo così. Apri. È il gioco dell'anno. Dicono che è il più bello, ho letto 3000 recensioni ed è riferito alla serie che stai guardando. Che ho finito. Davvero? Bello, era ancora meglio. Ti piace? C'è un sacco, vatti a vedere poi le recensioni, anzi no, perché sennò vedi il prezzo. Immaginavo. E beh sì, devi provarlo subito. Esattamente. Praticamente lui si è visto la serie, tutte le 3 stagioni di The Witcher. Te l'ho detto che iniziava con T. Che adesso c'è anche la parte precedente a The Witcher. Io comunque so solo, vedi che qua c'è scritto oltre 800 premi, Game of the Year, include delle robe. E boh, c'era anche il login di Netflix. Con questo posso giocarci tranquillamente perché non ho bisogno di farmi l'abbonamento. Ah no, perché io gli ho regalato un gioco che si chiama... Non mi ricordo, sempre della saga di COD. Quello sparatutto. Di Call of Duty. Call of Duty. COD. Call of Duty. Ah, COD, magari chi non lo sa. Esatto. Call of Duty che è uno sparatutto ambientato in... missioni tra polizia e quant'altro, sono una volta... fazioni tra militari e di solito trafficanti, quindi devi andare a fare un po' di roba. Poi stranamente c'è anche il fogliettino, ormai non lo mettono praticamente più, e ti piace, mi piaceva un sacco, poi sapevo che guardava il film, non sapevo l'avesse già finito, ma ho dettagli, e quindi sei contento? Sì. Fai la faccia felice? Scusate, sì, l'ho già spiegato. Sì, sono contento. Già era stanco ieri, quindi nel vlog di ieri se vedete le facce un po' apatiche, non è perché è infastidito o quant'altro, anche perché se lo era non penso mi regalava la borsetta. Quindi, anzi, se non fosse stato per lui, vi dico la verità, non l'avrei preso, perché io se non c'è sempre lui a sostenermi... non faccio niente. E quindi essere, giusto? Sì. Ma è anche il contrario, è vero. E quindi è lui che mi ha detto dai fallo, mi ha dato quel colpo di grazia finale che mi ha fatto cliccare. Esatto. Fare il suo acquista. E ho acquistato. Tac. E ora per festeggiare questi mega acquisti bisogna festeggiare con un macaron. Questi qua li abbiamo presi al Lidl, li avevamo presi perché venivano i nostri amici e ce li siamo completamente dimenticati nel frigo. E quindi li useremo per festeggiare il nuovo arrivo, il mio nuovo bimbo, anzi bimba perché l'ho resa rosa, quindi vabbè. L'ho resa rosa. L'ho fatta diventare rosa, adesso dopo ve lo faccio vedere. Comunque macarons de Paris. Volevo leggere i gusti ma vediamo se sono scritti qua. Ovviamente ho strappato la parte dove c'erano i gusti. Allora, mi pare di leggere mandorle, vaniglia, pistacchio, limone. Ah no, aspetta, guarda un po' se coincidono. Allora, lampone, aspettate. Lampone, pistacchio. Aspetta, vaniglia, pistacchio, limone, lampone, caffè e cioccolato. Sì. Ok, sono loro. Quindi lampone, pistacchio. Vaniglia. Vaniglia è questo sicuro. Caffè? Caffè e cioccolato. Limone questo. No. Eh sì, quello giallo è limone. Allora.
No, è qua, è in alto. Qui in alto, se Ma unisci. scusa, ma tu ce l'hai qua? Veramente. Ah. Pistacchio. No, vabbè. A Allora, vaniglia. quindi abbiamo detto Sì. cioccolato, caffè, nocciola. Non c'è nocciola. Cos'è questo qua? Vaniglia, allora. Vaniglia. Cioccolato, caffè, vaniglia, Allora, limone, aspetta, pistacchio, ferma. lampone. Ci sono, ci sono. Allora, apriamo il cofanetto. Lo scrigno del Scemo. Allora, io scelgo vaniglia. Tanto a te non piace. me dovrebbe mangiare tutte e due. Chiedo al dottore, il dottore Rendiamoci Sammaro, conto. Ambra, Baci, Cicco, Caffè. Co. Già. Cin cin. Alla mia, alla tua, alla nostra. La faccio di chi ci vuole male. Allora me lo gusto ancora di più. E sai che parlo di te, no, adesso. No, è qua. Sa proprio di vaniglia. Questo da di caffè. Sì? Una vaniglia molto delicata. Molto, molto delicata. Ne mangiamo un altro? No. Uffa. Scusa, Wolfie. Shark! Ehi! Ragazzi! Ragazzi, il compleanno, quando Wolf, lo sono sai? al mercato. Ma che bella che sei. Quando nasci serpente, sei...